benvenuti. Spesso ci viene chiesto di trasmettere documentari prodotti in Italia, anziché come facciamo quasi sempre documentari prodotti all'estero. Ovviamente non è che lo facciamo apposta, è che la produzione italiana non è sempre così abbondante. Ma proprio per questo siamo orgogliosi oggi di presentarvi invece un prodotto italiano. Non solo italiano, ma di una regista famosa, Cinzia TH Torrini, è dedicato a un personaggio importante della storia mondiale, ma un italiano in ogni caso. Personaggio su cui le curiosità sono tante e ci è stato spesso chiesto di occuparci di lui. Si tratta dell'eremita Pier da Morrone, che diventò papa col nome di Celestino V e che fu il primo papa, tanti secoli prima di Papa Ratzinger, a decidere di lasciare volontariamente il trono di Pietro. Sulla vicenda di Celestino V, la prima domanda a cui vorrei rispondere, ne abbiamo avute tante, ve l'ho detto, provo a rispondere a più d'una, è la domanda di Francesco, il quale vorrebbe sapere se abbiamo notizia di come i contemporanei interpretarono questa scelta e se le dimissioni di Celestino V ebbero sulla società un impatto maggiore, appunto, di quelle di Benedetto XVI. Sì, certo che ebbero un impatto maggiore, perché maggiore era il ruolo del Papa. Su scala europea, sulla scala della cristianità di allora, il Papa era la figura più importante in assoluto. Era il singolo uomo nel loro mondo che gestiva più potere e aveva più autorità. Cosa che non si può più dire, ovviamente, del Papa oggi. Quindi le dimissioni di Celestino V hanno un grosso impatto, con un'unica, come dire, un'unica correzione, che i papi all'epoca spesso regnavano per pochissimo tempo. La mortalità era alta. Continuamente in quell'epoca ci sono papi che vengono eletti e poi dopo pochi anni, addirittura pochi mesi, muoiono e lasciano il posto a un altro. Così come ci sono lunghi periodi di vacanza durante i quali i cardinali non riescono a mettersi d'accordo. Ecco, in questo senso le dimissioni di un papa potevano essere forse un po' meno scioccanti. Però in ogni caso il problema non fu tanto il dire un papa si è dimesso, non ci sono precedenti. Non è questo. Sembra piuttosto il fatto che l'elezione di Pier da Morrone aveva suscitato grandi speranze. Capite, in una chiesa in cui comunque i papi erano uomini di potere, i cardinali erano uomini di potere, erano anche uomini di religione, di fede, di cultura, ma erano comunque gente che gestiva il potere. E invece questa volta i cardinali hanno eletto un eremita, un frate che vive in povertà, lontano da tutto. Forse davvero c'è la provvidenza per una volta che guida le loro scelte. Nella chiesa di allora c'era un forte movimento di protesta, di ribellione, di, oggi diremmo anche di integralisti, per carità, sì, certo, di gente che voleva una vita cristiana più rigorosa, più rigida, che rimproverava ai papi e ai cardinali il lusso in cui vivevano. Questi spirituali, come li chiamavano, ci hanno sperato in Pier da Morrone, ci hanno sperato sul serio. Uno di loro era Jacopone da Todi, con quei versi che abbiamo studiato forse tutti a scuola, no? Che farai, Pier da Morrone? Or sei giunto al paragone. Se si auro, ferro o rame, proverati in questo esame. Cioè adesso sei messo alla prova. Adesso vediamo se sei oro, o sei ferro, o sei rame, che si piega come niente. Chiaro che in questi ambienti la notizia che il Papa si è dimesso suscita un certo sconcerto, una certa costernazione. E poi abbiamo naturalmente la testimonianza di Dante, che trova deplorevole il fatto che un Papa abbia voluto andarsene. Una vigliaccata, dice Dante in sostanza. Infatti lo mette fra quei poveracci che non sanno decidere, e al limbo addirittura, e lo chiama colui che fece per viltade, per viltà, il gran rifiuto. Ora, su questo naturalmente abbiamo ricevuto delle domande, come quella di Angela, che dice, vabbè, ammettiamo che sia davvero Celestino V, perché anche su questo si è un po' discusso, eh? Non è che Dante lo dica, però chi altri può essere? E Dante dice, quando io ho incontrato questo, l'ho riconosciuto, vidi e conobbi colui che fece il gran rifiuto. Quindi Dante l'aveva incontrato, Celestino V?
se adesso dice l'ho riconosciuto, e Angela vorrebbe sapere appunto dove Dante poteva averlo incontrato. È possibile? Sì, è possibile. Perché nel 1294, appena eletto Celestino V, che si trovava a Napoli, il comune di Firenze ha mandato a Napoli un'ambasciata per omaggiare il nuovo Papa. E noi non sappiamo chi c'era in quell'ambasciata, quindi non è che possiamo affermare che c'era Dante, ma Dante in quel momento stava cominciando seriamente a impegnarsi in politica. E noi pochi mesi dopo lo troviamo che interviene nei consigli comunali e che è già un uomo di una certa autorità. E quindi, facendo 2 più 2, la probabilità che Dante sia davvero andato in quel 1294 fino a Napoli e abbia visto di persona Papa Celestino, non si può assolutamente escludere. Sempre parlando di Dante, Davide è un po' stupito che Dante abbia potuto mettere nel limbo e criticare così violentemente non solo un papa, ma un papa che era in odore di santità e che infatti sarà canonizzato. Ancora durante la vita di Dante, nel 1313, viene fatto santo Celestino V. Ora, ragazzi, qua bisogna accettare una cosa che a noi può sembrare strana. Dante, che era un cristiano convintissimo e impegnatissimo, non ci metteva niente a sbattere un papa all'inferno, anzi sbatte all'inferno praticamente tutti i papi che ha conosciuto, non ha peli sulla lingua, non si fa scrupoli di questa santità di Celestino V, che tra l'altro non era ancora stato proclamato santo quando Dante scrive l'inferno, ecco, viene un po' dopo, ma in ogni caso a Dante non importava nulla. Dante, come molti cristiani ancora alla sua epoca, che non era così repressa come pensiamo, pensava di poter dire la sua anche sui vertici della Chiesa, senza preoccuparsi di condannare gesti che a lui sembravano vergognosi, come appunto quello di un papa che rinuncia a tutte le belle cose che avrebbe potuto fare se fosse rimasto sul trono. Buona visione. Che fascino ha oggi la figura di Celestino V? Innanzitutto la modernità del suo messaggio. Celestino è uno che ha sfidato la società del tempo. È un personaggio un po' fuori dal mondo e nello stesso tempo nel mondo, ma è l'essere fuori dal mondo che conta di più. Celestino ha fatto in vita 130 miracoli. In 500 anni di pontificato si fa soltanto un altro papa santo. È il fascino dell'uomo libero, il fascino della superiorità della persona anche rispetto al più grande potere del mondo. Non sono i potenti che affascinano, sono coloro che vivono eventualmente il potere ma in modo diverso. È il grande profeta più vicino a noi. Alla fine del 200 la gente viveva in maniera molto diversa da quella in cui viviamo oggi. C'erano grandi contrasti sociali. Il popolo spesso soffriva la fame, la nobiltà e l'alta borghesia vivevano in una condizione di lusso. E poi c'era la Chiesa. La Chiesa era fasto, era anche fede e soprattutto era tanta politica. La Chiesa di quest'epoca era veramente potente e nel 200 raggiunge il culmine della sua potenza. C'è molta ribellione nei confronti della Chiesa ricca, del cosiddetto clero grasso in tutti i sensi, sia appunto perché erano persone che mangiavano molto in un'epoca di fame e si vedeva la loro stazza fisica, sia in senso metaforico proprio perché avevano costumi di vita ricchi che contrastavano con la parola di Gesù del Vangelo. Quindi ci sono movimenti che si ribellano sia in maniera violenta sia in maniera pacifica, come quella di San Francesco, a quest'idea di una chiesa ricca. Era esigenza della gente una spiritualità diversa. Di certo un'epoca difficile, dove la vita umana valeva poco, si faceva tutto soprattutto per paura dell'inferno.
allora, per avere una indulgenza plenaria, o si partecipava all'erezione di grandi cattedrali, si cacciavano quindi cifre enormi, o si partecipava a un pellegrinaggio in Terra Santa, o si faceva la guerra per difendere la cristianità, ma tutte cose che comportavano necessità economiche che il popolo semplice non poteva certo usufruirne. Si crede che in qualche modo il mondo stia per finire e quindi la necessità di prepararsi, la necessità veramente di convertirsi, di pagare, di espiare, perché c'è l'idea della fine dei tempi. Si prospetta un cambiamento epocale, perché lo Spirito Santo, che i Vangeli ci dicono essere lo Spirito di verità, avrebbe trasformato le coscienze degli uomini, avrebbe messo l'uomo direttamente in contatto con Dio. E gli spirituali francescani hanno preso con fedeltà questo incarico e hanno diffuso la profezia, e solo che per il loro rigore furono dichiarati eretici. Questi ordini, che avevano un carattere di ribellione aperta, di critica aperta nei confronti della Chiesa, ovviamente subivano la repressione. Molti di questi ordini si agganciavano in realtà a dei fermenti politici, e il Medioevo è un'epoca in cui religione e politica sono fuse, tanto che a volte è difficile distinguerle l'una dall'altra. Teniamo presente che siamo in un'epoca in cui la Chiesa era uno Stato, il Papa era un sovrano, c'era molta corruzione, forse poca spiritualità nell'ambito dell'istituzione. I cardinali erano gli eredi degli apostoli ed erano depositari di un potere immenso. Era una Chiesa, appunto, sulla china dell'Ecclesia Carnalis. Si è persa la Terra Santa, l'ultimo avamposto cristiano, San Giovanni d'Acri. C'è la guerra per la Sicilia tra angioini e aragonesi. I comuni dell'Italia centro-settentrionale sono perennemente in guerra tra i guelfi e i ghibellini. Le istituzioni ecclesiastiche sono lacerate perché gli ordini mendicanti litigano con il clero secolare. Quindi un quadro veramente complicato, difficile, di grande disordine. Si tendeva a isolarsi, si tendeva a raggiungere il silenzio, dove? Nella natura, il contesto ideale per stare con se stessi. Nella natura emergono tutte le paure, non c'è la distrazione della mente che tende ad acquietarsi, ed emerge qualcos'altro dentro l'essere umano. Questa è un'esigenza che ha portato tantissimi eremiti sui monti. Perché la Chiesa è diventata molto massiccia, molto, molto istituzionalizzata, e quindi l'eremitismo corrisponde all'esigenza di ritornare alle origini, a un cristianesimo che sia più puro, più semplice. Pietro del Morone nasce nel 1209 o 1210 in Molise. Non si sa se a Isernia o a Sant'Angelo Limosano. Ci sono diverse località che ancora oggi si contendono il privilegio di aver dato i natali al santo. Comunque siamo nel Regno di Sicilia. È nato in una famiglia numerosa, era l'undicesimo di 12 figli. Una famiglia semplice, povera, ma piena di fede. Pietro nasce un po' sotto il segno dell'elezione, perché nasce avvolto nel sacco amniotico, che vuol dire nascere con la camicia. La madre vide in questa cosa un segno prodigioso. Ha subito pensato che questo figlio era destinato a qualcosa di grande. È una famiglia che può permettersi di mandare un figlio a studiare. La madre aveva delle grandi ambizioni nei confronti di Pietro
è una sognatrice. Le donne hanno il privilegio della visione, hanno il privilegio del sogno e anche la capacità di interpretarlo. Quindi soprattutto le madri sono decisive nell'iniziazione dei propri figli e nel destino dei propri figli. E Maria una volta ha questo sogno in cui invece vede Pietro pascolare le pecore e si dispera. Dice allora non uscirà fuori da questo orizzonte nostro. Però poi capisce, no, è un'altra cosa, diventerà un guardiano di anime, non di pecore. Quindi lo manda un po' a studiare da un maestro della zona un po' di latino, impara il salterio, che è quello che basta per poter entrare in un monastero. E quando ha l'età di 20 anni, egli lascia la sua famiglia e finalmente avvera questo sogno di voler essere un buon servo di Dio, consacrandosi alla vita monastica nel monastero benedettino di Santa Maria di Faifoli, nel Beneventano. Però qui ha incominciato a rumoreggiare qualcosa dentro Pietro. Aspirava a sentire la voce del Signore, al silenzio dei monti, dove è più facile una concentrazione interiore. E in un certo senso lui delude la madre, perché non si fa né sacerdote né monaco. Decide di andare verso la grande solitudine. Prende un compagno, devono andare a Roma per chiedere l'autorizzazione dal Papa di questa scelta di vita, e poi però qualcosa accade perché il compagno lo abbandona e dice io non ce la faccio, è una scelta troppo dura, non sono in grado di sostenerla. E Pietro gli risponde tu mi abbandoni, tu mi lasci, ma sono certo che Dio continuerà a custodirmi. Io indietro non torno. L'Abruzzo, anche prima dell'esperienza di Pietro del Morrone, era stracolma di eremi. Era il sistema di vita che univa il corpo, mortificava le tensioni e cercava l'illuminazione dall'alto. Lui sceglie questa vita molto dura, molto rude, perché mangia poco e nulla, si nutre di radici, si nutre di pane che si porta e diventa raffermo, è come una specie di antibiotico, un antibiotico ante litteram, e quindi mangia pochissimo, si isola per intere, addirittura interi inverni. E inizia questo itinerario della solitudine, che è cercare una solitudine e una vita sempre più aspra, sono tappe diverse. Prima c'è il Palleno, poi c'è la Maiella, poi c'è il Morrone, vette sempre più alte, più inaccessibili. L'eremitismo, facente parte della regola di San Benedetto, erano dei grandi di spirito, con la loro solitudine potevano sfidare il male, attrezzarsi per la lotta tra il bene e il male. Il vuoto, il deserto, la montagna degli eremiti è in realtà una montagna abitata, perché è abitata dagli spiriti maligni. La vita dell'eremita non è una vita di sola quiete, ma è una vita di combattimento. E l'eremita è un guerriero, perché combatte con il demonio. Quindi è uno straordinario esorcista e combatte con il male, perché in fondo nella mentalità di Pietro, che è una verità anche profondamente medievale, anche la malattia fisica è segno ed espressione di una malattia spirituale. Infatti i malati vanno da lui, ma poi si dice cambiano anche il loro stile di vita. Quindi non guariscono solo nel corpo, ma guariscono anche nello spirito. Alcuni nostri conventi erano diventati conventi farmacia a causa delle erbe medicamentose della Maiella, i cui monaci erano molto esperti, medici di allora. Tanto che alcuni miracoli erano dovuti a che questi, attraverso le erbe, curavano una ferita e gridavano al miracolo.
Ma quelli sono stati scartati come miracoli. La gente aspirava a raggiungerlo, sia per avere la guarigione del corpo e dell'anima, sia per condividere la sua vita. Quindi abbiamo questa sua vicenda di un uomo che cerca la solitudine, ma che viene continuamente rincorso dal mondo e dalla storia, perché più lui cerca di andarsene, più lui viene rincorso, perché si ha bisogno di lui. Si è creato persino una sorta di culto, tra virgolette, che lo aveva del resto spinto a cambiare continuamente di eremitaggio, di romitorio, sempre più in alto, in termini di montagna, nel Monte del Morrone, che poi gli ha dato anche il nome nella memoria storica. Allora, nel frattempo, ha creato un gruppo, si è creato un gruppo di monaci, ha fondato anche dei monasteri. Bisogna pensare che durante l'arco della sua vita egli fonda più di 30 monasteri in varie località dell'Italia centro-meridionale e ci sono alla sua morte più di 600 giovani che si sono consacrati nella vita monastica seguendo il suo esempio e attratti dalla sua santità. I morronesi creano delle vere e proprie aziende agricole e rinnovano in Abruzzo l'antica industria della transumanza. Quindi proprio una presenza importante all'interno del territorio. E questo spiega anche il loro successo. L'ordine di Pietro cresceva. Avviene che nel 1274 è a rischio di cancellazione. Il nostro eremita, già ultra sessantenne, con due confratelli si reca a piedi a Lione. Il Concilio di Lione aveva emanato delle norme che tutte le congregazioni monastiche o di vita consacrata che avessero meno di 200 anni di vita venissero soppresse o inglobate ad altre più antiche. Un mitico viaggio ci mette 6 mesi, attraversa per esempio Firenze, muove le folle, è famosissimo perché è già in odore di santità. E in questo lunghissimo viaggio va a Lione, dove viene ospitato in una caserma dei Templari. Pietro, nella magione di Lione, si è trovato sotto lo stesso tetto del Gran Maestro, che era Guglielmo di Béziers, che fino all'anno prima, 1273, era stato il gran precettore della provincia Puglia, di cui faceva parte anche l'Abruzzo. Quindi era stato dalle nostre parti. Questo spiegherebbe pure il facile accesso che ebbe il nostro eremita al Papa. Ottiene da Gregorio X la conferma del suo ordine e immaginiamo la scena, questo eremita che arriva con le vesti logore, affaticato dal lungo cammino a piedi, che si ritrova in un contesto dove c'era il gota della nobiltà europea, c'erano tutti i cardinali, gli alti porporati. È un viaggio assolutamente mitico che è ancora più importante perché di ritorno dal viaggio di Lione, mentre se ne ritorna sugli eremi della Maiella verso Sulmona, passa all'Aquila, sosta a Collemaggio dove c'era una preesistenza, forse un monastero, qualcuno dice anche una magione dei Templari, non sappiamo esattamente di che cosa si tratti, e lì sogna la Vergine che gli impone di costruire un tempio in suo onore. Una costruzione enorme, sproporzionata rispetto a quelle che erano le capacità della città dell'Aquila, che era nata 40 anni prima, la metà del 1200, e non poteva permettersi un tempio di quella portata. Ma chi lo sa, probabilmente in un progetto, in un'idea che aveva Celestino, individua nell'Aquila la possibilità di costruire questa grande basilica romanica e lì nel 1287 cominceranno i lavori della basilica che poi sarà la basilica di Santa Maria di Collemaggio. Che cosa serviva una basilica così grande fuori delle mura della città dell'Aquila, fuori dalla porta Bazzano, su un colle, quindi isolata? Che cosa doveva contenere per essere così grande? E lì si ricollega al discorso dei Templari, il discorso praticamente delle reliquie che venivano in Occidente dalla Terra Santa e probabilmente i Templari avevano individuato anche in questo sito la possibilità di far
pervenire delle reliquie che intanto venivano portate in Occidente. Non ci dimentichiamo che poi, 4 anni dopo, 1291, cade l'ultima roccaforte templare in Acri, quindi non è escluso che anche Collemaggio doveva essere una piccola Gerusalemme occidentale. Da dove prende i soldi Celestino per fare i finanziamenti? Diciamo Celestino, ma ovviamente è Piero Angelerio in quel momento. Come fa ad avere questa capacità di drenare finanziamenti? Qualcuno introduce l'argomento dei Templari ritenendo possibile che Celestino abbia avuto un rapporto molto stretto. D'altra parte, a Lione è ospite dei Templari, quindi che il rapporto ci sia stato è sicuro. La spiritualità originaria dei Templari è molto vicina all'ideale di Pietro dal Morrone: combattere per la fede, dare anche il proprio sangue per la difesa della fede e anche vivere in povertà. Nella loro regola primitiva c'è scritto che il Templare non può possedere più di 4 denari. 4 denari sono una cifra che noi possiamo paragonare a 50 euro di oggi, e questi soldi erano dovuti al fatto che, se loro erano in viaggio, dovevano comunque avere con sé il necessario per fermarsi in una locanda, mangiare e dormire, e basta. È chiaro che un uomo asceta, un eremita come Celestino V, apprezzava questo ideale. Siamo nel 1294. Il Papa Niccolò IV è morto da 27 mesi e i cardinali, riuniti in conclave a Perugia, perché a Roma era scoppiata una pestilenza, non riuscivano a trovare l'accordo sul nuovo Papa. E questo per le ambizioni delle potenti famiglie romane, dei Colonna e degli Orsini, che aspiravano a avere sul soglio pontificio il proprio Rampollo. Ogni volta che si creava un conclave, i sovrani cercavano sempre di influenzare l'elezione del Papa, perché ognuno voleva avere un Papa amico che in qualche modo curasse i suoi interessi. E uno dei più accaniti in questo era il re di Napoli, Carlo II d'Angiò, proprio perché per lui Roma era alle porte di casa, e chiaramente la situazione era ancora più importante per il fatto che la Sicilia era stata tolta dal regno di Napoli a causa della guerra dei Vespri. L'avevano presa gli aragonesi, e il re di Napoli cercava continuamente l'aiuto del Papa, ma proprio anche aiuto economico e in termini di soldati, per andare a riconquistare la Sicilia, che era una terra ricchissima e che non si rassegnavano ad aver perduto. Quindi, quando si innesca il meccanismo del conclave e i sovrani cercano di condizionare l'elezione del nuovo Papa, Carlo II fa veramente il diavolo a quattro per poter avere un Papa amico suo, e chiede ai cardinali di procedere rapidamente, scontrandosi con chi? Con Benedetto Caetani, il futuro Bonifacio VIII, il quale disse: tu non puoi interferire sulle nostre faccende. Pietro è nel suo eremo, sul Morrone, e riceve una visita, addirittura di Carlo d'Angiò. Chi era questo eremita che riceveva la visita dei potenti? Carlo II fa presente a frate Pietro che la Chiesa sta attraversando un momento difficile. Pietro decide di scrivere ai cardinali riuniti in conclave. Forse non lo sappiamo, è lo stesso sovrano che gli chiede questa missiva. Scrisse al cardinale latino, si conoscevano perché aveva protetto le fondazioni dei morronesi a Roma. E quindi gli disse: guardate che voi rischiate veramente di perdere la vostra anima, perché create un danno irreparabile alla Chiesa. Latino Malabranca era vecchio, stava male, sentiva approssimarsi la morte, e a questo punto ha una gran paura. La profezia di un uomo così venerato fa impressione, e Benedetto Caetani, il futuro Bonifacio VIII,
La nostra fonte in latino dice sub ridens, quindi sorridendo, disse: non sarà che il Papa da nominarsi è proprio questo Pietro dal Morrone che ha avuto la profezia? Cioè, non è che Dio si è rivolto a Pietro dal Morrone proprio perché vuole lui come Papa? Un uomo super partes, che proprio di politica non ne sapeva nulla, poteva essere, come dire, fra i due litiganti il terzo gode, cioè la persona giusta. E poi c'era anche un altro vantaggio. Era molto anziano, Pietro, la sua salute non era buona, quindi poteva essere quello che oggi noi in termini moderni chiamiamo un papato di transizione, una bella persona, un volto nuovo, pulito, con una reputazione di santità, che guidi la Chiesa e metta anche un po' a tacere le tantissime polemiche contro la Chiesa corrotta. E quando arrivarono sul monte lì al Sant'Onofrio agli inizi di luglio per avvisarlo che era stato eletto Papa, e si inerpicarono per questa montagna, che era questa montagna altissima, e questi uomini della curia, questi legati della curia, non erano abituati, fecero una gran fatica e si trovarono davanti questa immagine quasi luminosa, questo volto pallido, però questi occhi umidi di lacrime, e le lacrime sono la grazia, no? Sono un dono, un carisma eccezionale, e caddero per terra perché rimasero come folgorati di fronte a questo uomo sacro. Chiede alla delegazione pontificia che si era recata sul Morrone ad avvertirlo di potersi ritirare nella sua grotta in preghiera. Esce accettando, per obbedienza, perché ha pensato che questa fosse la volontà dello Spirito Santo e avesse un compito, e in fondo lo indirizzava sempre alla profezia di Gioacchino da Fiore, che prevedeva un Papa riformatore che avrebbe trasformato la Chiesa carnale, come dice Gioacchino, in Chiesa spirituale, ed era quella che lui voleva. Decide di farsi incoronare, ma di farsi incoronare all'Aquila. E qui la situazione si complica, perché i cardinali gli scrivono una lettera e gli dicono: ma scusa, ma come facciamo a venire all'Aquila? Noi abbiamo 1000 persone al seguito, non sapevano nemmeno dove fosse l'Aquila in quel momento. Facciamola a Roma, siamo più comodi. Sì, è caldo, è un'estate calda, però ce la facciamo. Celestino non si lascia convincere e dice: io mi faccio incoronare all'Aquila, se volete venire è bene, se no fate come vi pare. La scelta di Celestino V di essere incoronato nella sua terra, l'Aquila, è legata all'amore profondissimo che lui ha sempre avuto per la sua terra, una terra anche di forti contrasti, una terra dove la natura si fa sentire in tutta la sua potenza, e quindi nella natura lui leggeva la forza creatrice di Dio. Perciò non amava la città, amava le sue montagne in particolare, e questa vita con i suoi ritmi che gli dava tanta pace e tanta serenità. Effettua questo lungo viaggio lungo la Laterno, nella bassa valle del Laterno, da Sulmona, passando per Raiano, per Castelvecchio sul Beco, dove fa anche dei miracoli, percorre questo tratto a dorso di un asinello, rifiuta la carrozza dei Dangeau, così come rifiuterà appunto il cavallo, il lussuoso cavallo, e ritiene alla sua altezza soltanto l'asino. Che è molto evangelica come immagine questa di lui che entra quasi la Domenica delle Palme, prima della Passio Celestini, perché poi dopo tutto sarà una Passio. La devozione, la simpatia, l'ammirazione che Pietro suscita sulle folle sono incredibili anche agli occhi di quei cardinali,
c'erano all'incoronazione il 29 d'agosto 200.000 persone. Una vera folla che fa capire il bisogno di spiritualità autentica che c'era. Con la sua elezione, il popolo cristiano gridò proprio le parole della profezia: ci sarà un pastor angelicus. Finalmente sul trono di Pietro si è seduto un santo. Pietro, diventato celestino, in occasione della sua incoronazione, non solo ha istituito il primo giubileo della storia cristiana, siamo nel 1294, ma l'ha avallato con una bolla scritta. Emana questa bolla, questo privilegio, in cui sostanzialmente dice, nella bolla, la bolla del perdono, dice: chi sinceramente pentito e confessato passa sotto la porta santa di Collemaggio tra i vespri del 28 di agosto e i vespri del 29 d'agosto, che è la data di incoronazione, ottiene l'indulgenza plenaria. Detta oggi così può sembrare una cosa relativa, per l'epoca è una vera e propria rivoluzione. Celestino è un crociato, ma è un crociato della pace, perché infila il tema del perdono. Il perdono è l'anticamera della pace. C'era stata un'indulgenza plenaria, ma di un pellegrinaggio armato, che era quello della crociata. Questo è un pellegrinaggio inerme e questa è la grande idea di Pietro del Morrone, di Celestino V, perché lui lo concepiva in questi termini. Non ha parlato di perdono, ha parlato di riconciliazione, perché il perdono mette uno su un piedistallo e l'altro che deve essere perdonato, quindi uno che ha magnanimità e l'altro è un poveraccio. Ha parlato della riconciliazione, che significa proprio questo incontro, che è mutualità di un sentimento di pace. Che disarma la vendetta, che annienta i rancori e gli odi, perché sarebbe la vittoria che salva il mondo, cioè la vittoria del bene sul male, la vittoria di ciò che unisce su ciò che divide. La Chiesa è divisa. La Chiesa è contrapposta, l'assatanato di potere non ha niente a che vedere con la riconciliazione. E con la perdonanza lui aveva fatto sì che l'uomo potesse, senza oneri di sua volontà, liberarsi dei pesi dell'anima. Dopo questo breve periodo all'Aquila, Celestino si lascia convincere di andare nella reggia di Napoli dei Dangiò. E i Dangiò avevano interesse a governare in quel momento il meccanismo della Chiesa. Beh, portare tutti il conclave a Napoli è stata un'operazione politica importante. Non era solo una questione di prestigio avere Napoli come sede del papato, era una questione di denaro, perché il papa si tirava dietro tutta la curia romana, quindi cardinali, quindi vescovi, con tutti i loro familiares, che spendevano, consumavano riso, mandorle e altre derrate costose, spezie. Addirittura i cardinali, per prolungare la salute, usavano limare l'oro e berlo dentro l'acqua, oppure nel vino o nei cibi. Vestivano di seta. Voi immaginate quindi tutta una grande carovana di gente che spende tantissimo e ovviamente lo compra a Napoli e non lo compra più a Roma. Celestino va a Napoli e, lo diciamo simpaticamente, ma per farvi capire il clima, e i cardinali ogni tanto dice: ma qua quando si mangia? E questi erano principi, erano aristocratici, dice: ma qua com'è la situazione? Perché non mangiava, dormiva sulla nuda terra e ogni tanto gli sottoponevano delle bolle: firma qua, dei privilegi, dai, fai questo, fai quest'altro. E lui comincia a essere sballottato a destra e sinistra all'interno di questa reggia, della lussuosissima reggia, immaginate, abituata agli arimi della Maiella, insomma, come poteva essere. Il povero Celestino si rese subito conto di questo fatto, che pur essendo un uomo santo, che non aveva veramente nessun peccato sulla coscienza, non era in grado di difendersi dalla furbizia di tutti coloro che gli ruotavano intorno, perché comunque il papato nel Medioevo è una monarchia, il papa è un capo di Stato e deve sporcarsi le mani con il potere, necessariamente lo deve fare. Celestino non era in grado e neanche amava farlo. Lui odiava dover gestire il potere. Che cosa fece?
si rendeva conto di avere un re a disposizione, un uomo saggio, e quindi delegò tutto ciò che riguardava la politica a Carlo d'Angiò, il quale tirava acqua al suo mulino, faceva i propri affari senza pensare troppo agli interessi della Chiesa in generale. E accaddero delle cose assurde, delle nomine di persone ad altissimi ranghi della Chiesa, ma uomini inadatti. Nella curia di Roma cominciò il caos, addirittura circolavano delle bolle papali in bianco con tanto di sigillo papale, con l'assegnazione di benefici molto ricchi, mancava il nome del destinatario, venivano date e la tale persona scriveva il suo nome. Immaginiamo degli assegni in bianco che partono ai quattro angoli della terra e si crea ben presto il caos. Quest'uomo, venuto giù dalla sua splendida montagna dell'Abruzzo, non era preparato per una arena di sangue come era la curia romana. Si rese conto che la sua inesperienza, la sua polizia morale in quel ruolo poteva danneggiare gravemente la Chiesa. Allora si isolò e quindi si costruì una specie di celletta che era un pochino più grande di un rimessino per gli attrezzi, era qualcosa proprio di adatto a un eremita, e disse di volersi chiudere lì dentro per celebrare in anticipo i riti dell'Avvento. Quindi siamo un bel po' prima di Natale e tutti credevano che sarebbe stato qualche giorno il ritiro spirituale. Però i giorni passavano e il Papa non usciva. Andavano a bussargli e a dirgli: Santità, dovete uscire, c'è una chiesa da mandare avanti, ci sono le firme, ci sono i nuovi vescovi da nominare. E lui non usciva. Fu ben presto chiaro che si era rintanato lì dentro per paura e per ragionare sull'errore che aveva fatto accettando, per ragionare su cosa Dio volesse davvero da lui e perché gli aveva messo sulle spalle un fardello che non era in grado di portare. Il papato è un peso insopportabile sulle sue spalle da portare. È una cosa che va contro la sua natura e contro la sua essenza. Lui una volta chiamò Benedetto Caetani, che era un uomo non solo potente ma anche intelligentissimo e anche molto bravo nel campo del diritto canonico. Lo chiamavano il signore della curia proprio perché padroneggiava l'amministrazione della chiesa. Lo chiamò e gli chiese se fosse lecito e anche spiritualmente accettabile che un papa potesse dare le dimissioni. Celestino si chiedeva, aveva il dubbio se erede di Gesù Cristo in terra potesse dimettersi. Il cardinale Caetani dice: non ti preoccupare, ti puoi dimettere. Esistono anche delle leggende che avrebbe usato una tromba attraverso un buco nel muro della celletta di Celestino e nottetempo avrebbe detto: dimettiti, dimettiti, e Celestino avrebbe sentito una voce celestiale. Allora il 13 dicembre del 1294, era il giorno di Santa Lucia, a Napoli, Papa Celestino V entrò in concistoro. Era vestito del papale a manto, aveva la tiara, l'anello, i simboli del potere pontificio, c'erano tutti i cardinali e pronunciò alcune parole nella sua lingua materna. E disse: fratelli miei, io so di aver fatto tante cose, alcune bene, altre meno bene, ma non so giudicare quello che ho fatto bene. Lo lascio al mio successore. Sarà lui a decidere sul mio pontificato. Quindi lesse in latino a questo punto l'atto della rinuncia. Si spogliò dei simboli del potere, indossò il saio grigio dei Morronesi e poi si mise sull'ultimo gradino accovacciato del trono. E fa un gesto che noi celestiniani riteniamo di grande coraggio. Non è il vile
che ci si vuol far passare da 727 anni. Ha il coraggio di dimostrare nei fatti che il potere è un servizio. Cioè, come San Francesco si era spogliato delle ricchezze, lui si spoglia del potere, dice basta, non, io a questo gioco non ci sto. E forse proprio per questo ha quella forza di dimettersi, perché in fondo lui poteva cercare di trovare da Papa una risposta a quella che era il ritorno all'Ecclesia Spiritualis che lui vagheggiava a partire dalla fondazione di un ordine degli spirituali. È come se avesse piantato un seme che richiede secoli per poter germogliare. Nel mondo cristiano dell'epoca non riesce a capire perché l'uomo più potente della terra si dimetta, abbandoni quella poltrona, non si capisce. Ed è questo, in questo momento che arriva un conclave importante perché a Napoli, perché qui bisogna dare una risposta, perché dopo 27 mesi di blocco e soltanto 119 giorni di potere di Celestino, qui la situazione è molto grave perché il popolo cristiano è completamente disorientato. Come la gente comune lesse tutto ciò? In questo modo, la curia è veramente una Babilonia, è un mondo di peccatori, quest'uomo santo non ce la fa più e quindi lascia la curia. Quando fu fatto il conclave per sostituire Celestino V, il nome scelto da tutti fu quello di Benedetto Caetani, il signore della curia, proprio questo grande amministratore. E Bonifacio VIII revocò le nomine, revocò tutte le nomine dei personaggi incompetenti che si erano approfittati dell'ingenuità di Celestino V e che avevano brigato con il re di Napoli per arraffare, fare man bassa dei benefici della Chiesa. L'aspirazione di Pietro Celestino è di tornare a fare l'eremita. Aveva nostalgia dei suoi eremi, della sua natura, del silenzio, ma Bonifacio temeva comunque la figura di Celestino perché la gente voleva quella chiesa spirituale e con Bonifacio si riaffermava la chiesa che voleva il predominio sui sovrani, la chiesa della lotta delle investiture, e per la gente il vero Papa rimaneva Celestino. E Celestino, non più Celestino, ma ritornato ormai Pietro dal Morrone, si presenta davanti ai cardinali con il suo saio poverissimo monastico ed è pronto, come dire, ad andare in pensione. E gli chiese di poter tornare al suo eremo. E Bonifacio gli disse: io questo non posso concedertelo. Tu devi venire con me. In fondo cosa chiedeva? Io ho rinunciato soltanto per poter tornare alla mia cella. È solo questo che io voglio. E Bonifacio, che era un uomo intelligente, sicuramente sapeva che questa era l'intenzione di Pietro. Però Bonifacio, appunto perché era un uomo che conosceva molto bene la situazione, sapeva che la rinuncia era un fatto comunque inaudito, che avrebbe avuto dei riflessi drammatici, che si sarebbero aperte mille discussioni. Non aveva un collegio cardinalizio più molto favorevole, perché c'erano parecchi francesi e poi c'aveva i Colonna contrari. Quindi lui sapeva che le basi del suo potere erano abbastanza fragili. Per questo deve tornare immediatamente a Roma, perché lì sapeva di poter giocare meglio le sue carte. Quindi organizza questo corteo, però Pietro viene lasciato libero di andarsene da solo, accompagnato dai monaci morronesi. Quindi lui non se lo aspettava quello che Pietro avrebbe invece fatto. Arriva a Montecassino, va da un prete che è suo amico, gli chiede un cavallo e scappa e va a Sulmona. A Sulmona viene raggiunto da due personaggi. Uno è Angelerio, l'abate di Montecassino, quindi suo amico, e l'altro è il camerlengo Teodorico d'Orvieto, che invece era l'uomo di fiducia, camerlengo di Bonifacio VIII. E lui spiega le sue ragioni a questi due uomini così bene, è così convincente che questi tornano indietro, se non che
e Teodorico di Orvieto viene raggiunto da delle missive di Bonifacio VIII, il quale gli dice: volente o nolente, tu lo devi riportare indietro. E a questo punto Teodorico d'Orvieto obbedisce. A Bonifacio VIII non si poteva non obbedire e quindi torna indietro. Però nel frattempo Pietro si è andato a nascondersi tra gli anfratti del Morrone, cioè le montagne impenetrabili, inaccessibili per chi non le conosceva, protetto quindi anche da tutto il suo mondo che gli fa un po' da copertura, e lui sta nascosto dalle montagne per tutto l'inverno abruzzese. A primavera decide di andare in Puglia, sul Gargano, nella foresta dell'Incoronata, con l'intenzione di fuggire esule in Acaia, in Grecia. E dovunque va però, non c'era la televisione, non c'erano i film, tutti lo riconoscono, anche chi non l'aveva mai visto, anche i bambini che giocavano a palla nelle piazzette di questi borghi, e cioè, tutti, tu sei veri, tu es Petrus, e viene identificato. Quando cerca di prendere la nave, una tempesta terribile, e allora lui capisce che si deve arrendere, questa è la volontà di Dio. Viene letteralmente catturato, devono viaggiare di notte per la folla che accorreva. Lui faceva miracoli di guarigione lungo tutto il percorso. L'ultimo lo fa proprio sotto il tetto di Bonifacio, guarendo un religioso francese. E insomma, il povero Celestino viene rinchiuso nella fortezza di Fumone, che era il più severo carcere pontificio. Se ne deduce che la prigionia di Celestino V in un luogo come questo fu particolarmente dura, come qualsiasi prigionia in un luogo, diciamo, aspro e votato a conservare le persone fino alla morte. Questo è un castello che appartiene alla Chiesa dal 962 d.C. Da quel momento, cioè dal 962, la Chiesa lo trasforma da fortezza militare in prigione di Stato pontificio per prigionieri politici. Carcere, prigioniero. Celestino dice: ho sempre cercato la cella. Io ho trovato la cella. E io sono felice. Il nostro eremita resiste per più di un anno e mezzo, muore il 19 maggio del 1296. Lui morì in condizioni misteriose, chiamiamolo così, nel corso della notte, e l'ultimo ad avergli fatto visita era quel Roffredo, conte di Caserta, Roffredo Caetani, fratello maggiore di Papa Bonifacio VIII. Successivamente il re di Francia Filippo il Bello, che avrà il dente avvelenato contro Bonifacio VIII e che farà di tutto per dimostrare Bonifacio VIII eretico e miscredente, userà questa informazione, questo dato reale, per dire che Bonifacio VIII aveva dato ordine a suo fratello di recarsi a Fumone e di assassinare Pietro dal Morrone, perché Pietro dal Morrone era scomodo. Fin quando fosse rimasto in vita, qualcuno avrebbe sempre potuto dire che Bonifacio VIII non era il vero papa era esclusivamente Celestino V. Il vecchio viene prelevato, viene data la notizia della morte, chiaramente, arrivano i delegati papali nel luogo del decesso e trovano la bara già inchiodata. E lì presente c'è un personaggio importantissimo, il cardinale Teodorico Ranieri da Orvieto, amico di Bonifacio VIII. Il titolo era cameriere apostolico. Non dobbiamo immaginare un cameriere, dobbiamo immaginare il tesoriere piuttosto di Bonifacio VIII.
I delegati vorrebbero vedere la salma, anche perché è del tutto irrituale. Nel Medioevo ci sono le veglie funebri, il corpo di un defunto viene pregato, viene vegliato per addirittura 2 giorni. Quindi è incredibile che si passi subito a tumularlo in questa maniera. Il cardinale, tesoriere di Bonifacio VIII, impedisce che la bara venga aperta. Quindi viene tumulato a Ferentino, nella chiesa di Sant'Antonio, che è di proprietà delle suore, senza che i delegati avessero potuto effettivamente constatare che fosse la salma di Pietro dal Morrone. Non c'è possibilità. Tutto questo mistero intorno alle spoglie di Celestino V sarà materiale fertilissimo per Guillaume de Nogaret e per Filippo il Bello, quando anni dopo vorranno dimostrare che Bonifacio VIII era un uomo talmente nefando da aver non solo ordinato la morte di Celestino V, ma anche chiesto una morte particolarmente atroce. Perché? La salma verrà riesumata anni dopo, quando ormai non era rimasto più che lo scheletro. Verrà trovato un grosso foro nel teschio, come prodotto da un chiodo di circa 2 centimetri di lato. Quindi qualcosa di molto scenografico da mostrare in un processo, questo teschio con questo grosso foro. E si diceva che era stato assassinato con questo chiodo infilato nella testa. Ma all'interno dell'Archivio Apostolico Vaticano c'è un grosso volume di documenti originali che riguardano anche proprio la morte di Pietro dal Morrone, e l'accusa di assassinio, vediamo, varia da persona a persona e nel corso del tempo. Qualcuno dice soffocato, qualcuno dice accoltellato al torace, nessuno dice ucciso con un chiodo in testa. Quindi c'è anche il mistero: se veramente ci fu morte violenta, quale di queste 3 forme è quella reale? La storia di Celestino V, anche se ci può sembrare un personaggio ormai un po' lontano, ha tanti aspetti che ce lo rendono vicino. L'uomo moderno vive una cultura contrassegnata da superficialità e da materialismo. Può vedere in Celestino anche come è bello e come è semplice, come costruisce e come ricostruisce interiormente l'unità, la pace, le aspirazioni più profonde dell'uomo. Quindi un uomo sicuramente eccezionale, però un uomo che indubbiamente non viene a patti con la storia. E questo è anche un problema più profondo del cristianesimo, cioè uscire dalla storia o restare dentro la storia. I monaci uscivano dalla storia, uscivano dal corpo per incontrare Dio. È riuscito a far convivere nella sua biografia delle aspirazioni e delle modalità di vita quasi contraddittorie, cioè la vita eremitica e la creazione di un ordine. Il fascino rimane. È un fascino che resiste anche perché nel tempo l'immagine di Celestino V non ha mai perso di essere della caratteristica dell'attualità. Lui è assolutamente altro. È come se a un certo punto una stella cadente sul mondo che lo ha rischiarato, ha destato delle grandi speranze, delle grandi attese, ma poi questo miracolo qua di salvare la Chiesa, dopo che ne aveva fatti tanti Pietro del Morrone, questo miracolo a Celestino V non riuscì. Considerando i suoi tempi, poteva essere un po' una rivoluzione, e questo fatto della rivoluzione della vita dello spirito è un fatto tutt'altro che secondario. I papi del 200 sono papi teologi e sono papi canonisti. Tutto questo bagaglio non fa parte di Pietro del Morrone.
La fede era per Pietro Dal Morrone la cosa fondamentale della sua vita, e però gli fu fatale proprio perché accettò per fede, per sottomissione a Dio, questo ruolo di Papa che non aveva mai cercato, che non avrebbe mai voluto rivestire. Per fede accettò anche di lasciarsi portare a Napoli, convinto che Dio lo chiamasse in quella direzione. Per fede accettò di fuggire con gli spirituali e andare in Grecia, e per fede accettò anche la reclusione nel castello di Fumone. È veramente un modello di santità e di pazienza cristiana. È stata una figura scomoda, è stato definito un burattino nelle mani dei potenti. Quello che ho captato io è che aveva un progetto molto chiaro. Non era la figura come è stata tramandata dagli storici, è la figura di un maestro spirituale grandioso, e non a caso lo guardiamo anche adesso, perché abbiamo bisogno di quella figura. È ancora il Papa angelico che deve dare inizio all'età dello Spirito Santo. Forse sono maturi adesso i tempi. In fondo lui poteva cercare di trovare da Papa una risposta a quella che era il ritorno all'Ecclesia Spiritualis che lui vagheggiava a partire dalla fondazione di un ordine degli spirituali. Perché non lo fa? Perché ritiene che dare un esempio in quel momento e staccare la spina potesse essere un segnale che poteva dare una risposta positiva, e poteva cercare di proseguire il suo progetto. Papa Celestino può rimanere nella storia con questo slogan: il potere come servizio. Per la prima volta questo tocca tutti, nella Chiesa, nello Stato, nelle curie, nelle parrocchie, nei municipi, nelle università. Il potere è un servizio, non è un privilegio.